Eccomi qua ragazzi in questo nuovo video di Euro Truck Simulator 2, aggiornato la patch 1.27 e non ho avuto nessun problema tranne per un modo del tuning che mi ha dovuto rompere un po' le palle e ho dovuto rimettere il motore a mie spese del 620, quindi ora è di nuovo un 620. Quindi ho fatto bene a non mettere direttamente il 730, se no mi trovavo con il camioncino con 500 cavalli e non 730. Comunque allora, beh, la mia versione non è aggiornabile, quindi boh, avete subito capito cosa intendo dire. Adesso sono qui per trasportare con 1% di danni al camion perché ho fatto un po' il cazzone e mi si è scassato leggermente il camion, quindi perfetto. Ho 232.000 euro, quindi non male, e vigo è 0.9999. Se riesco a fare 666.000 euro, satana, cioè festone. Adesso sono qui per trasportare filetto di merluzzo atlantico. Io adoro il pesce, adoro i polpetti, quelli piccolini. Seppie, roba così, adoro anche il pesce fritto, adoro proprio il pesce, quindi diciamo che sarà un bellissimo viaggio. Devo andare da Brno e Repubblica Ceca fino a Strasburgo, che la F deve stare per Francia, ma non vorrei sparare stronzate visto che la mia geografia fa schifo. Detto questo, partiamo subito, dai. Vediamo di non far danni. Sì, ok. È una cosa un po' esagerata, perché di solito quando dico speriamo di non far danni, alla fine poi mi impianto su un palo, tiro giù una macchina, spiano via un altro camion, e giusto un'altra cosa, ragionando al gioco, hanno aggiunto anche la polizia italiana, quindi ci sono i carabinieri. Ma no, scusate, la polizia, sì. Però visto che qua siamo in Repubblica Ceca, non avere polizia in mezzo alle palle, si spera. Vediamo se chi troveremo qua almeno. Ah, giusto. Tempo fa schifo, attacchiamo qua i cosi, tagli di cristallo. Questo qua è sempre lui, il mio caro Scania 620 con verniciature per rotti che non si trova da nessuna parte da quello che ho visto, e partiamo subito più o meno come il tempo qua da me questi giorni praticamente. Un giorno fa sole, un altro giorno fa pioggia, un altro giorno fa sole, un altro giorno fa pioggia, è tipo cos'è, temporale stanotte. Fraps che mi fa andare nel gioco a 30 fps, perfetto. Ah giusto, allora ho provato a usare OBS per farming e Euro Truck, però c'è un problema. Il problema qual è? Cioè va tutto bene, qualità, cioè nel senso il peso del video è minore rispetto a Fraps, si sente bene, quindi non c'è nessun problema a livello di brusio, roba del genere. Quello dipende anche dal mio microfono. L'unica pecca è che purtroppo la qualità video ne risente, cioè vedete questo video qua è fatto bene, tutto ben, cioè qualità fatta bene, tutto ben dettagliato, tutto quanto. Guardiamo OBS, mi fa tutto un po' sgranato, ecco, ho messo il bitrate alto, 35.000, 50.000, quanto cazzo era. Però adesso si vede il video diciamo a scattoni, ecco, tipo così come è successo prima adesso, però non c'è, cioè, un conto adesso, un conto me lo fa praticamente sempre, cioè io ruoto la visuale così. Qui fa fluido, invece se vado su OBS mi viene fuori tutto quanto scattoso, quindi è una cosa che mi sta leggermente sul cazzo sta roba. Quindi non so, io provo un'altra volta con OBS, provo un'altra volta e vediamo cosa viene fuori, ma sinceramente avevo caricato un video sbagliando il bitrate, quindi si vede tutto quanto praticamente sgranato, ecco. Tipo rotava la visuale, si vede tutto quanto sgranato. Io invece avevo anche impostato quello di streaming. Questo programma qua permette di fare anche streaming live. Ho messo il bitrate sbagliato e allora si vede sempre di merda. Ho messo il bitrate giusto, però lo stesso si vede, cioè si vede scattoso adesso. Sfrutta la CPU, però non so il perché, ma non lo so, cioè è fuori tutto scattoso. Cioè non sempre, cioè non dico sempre scattoso scattoso, ma dico che magari si vede, oltre alla visuale si vede un pochettino scattosa. Questo sinceramente mi dà un po' fastidio perché vorrei fare video fluidi ma senza dover sforzarmi di non porconare, oppure oggi che modo l'altro, ecco, appena ho ruotato un camion. Meglio se guardo la strada, non guardo la tastiera. Cioè, quello che intendo dire è far video fluidi senza sforzare troppo la scheda video, perché tipo adesso va bene, non sto scaldando, però vado a 36 fps in confronto a OBS che andiamo a 60 puliti. Si fa girare leggermente il cazzo perché io sono qua che magari cerco di far video puliti, fatti bene, senza dover riempire sempre la disca del computer, perché ormai è diciamo abbastanza pieno.
Farò sì e no, ho un 120 giga ancora liberi, ho un hard disk da 1 tera diviso in due. Come detto mio fratello, non è esattamente 1 tera, ma sono meno. E cioè, boh, io vedo di fare qualcosa, non so, vedrò di provare con OBS, vediamo come viene fuori, anche se mi sta leggermente sulle palle vedere un video che non è fatto bene. Cioè, magari io, ad esempio, nel video vedo tutto fluido, mentre se guardo su OBS, guardo il video, guardo su Camtasia, guardo ad esempio su YouTube, qua se male lo carico e fuori scattoso, mi sta sul cazzo sta roba. Comunque allora vado avanti per un po', poi magari vi racconto qualche storiellina che mi è successa settimane fa. Allora, intanto spegniamo i tassi cristalli qua, perché no, beh, tanto sono quasi uscito dalla galleria, quindi chi se ne frega. Tempo di merda. Ok, sta finendo di piovere. Ok, posso anche spegnerli. Allora, vabbè, intanto ho preso la moto dalla polizia, perché c'era la polizia del non so cosa. E in pubblica cieca mi sembra, ho fatto la multa perché correvo troppo, tipo più o meno 100 km orari. No, dov'era stavolta? Era dentro. No, c'era il Velox davanti alla galleria, ma vaffanculo. E vai di multe, sì, vabbè. Finché il carico è sano, non dovrei avere problemi. Tanto basta che almeno non vada troppo veloce. 130 può anche bastare, Martin Garrix Reanimo se si vola. Scriviamo le macchine. E vabbè. Allora, tanto per dirvi una cosa, vedete che io qua sono una persona, diciamo, abbastanza pazza, ecco. Oltre che qua devo uscire. Poi nell'uscita c'è la macchina, no? Occhio. Anche Madonna che evito sempre di fare incidenti, perfetto. Voi passo io? Sì, grazie. Allora, tanto mentre stavo dicendo, allora, io sono una persona tranquilla che, vedete, qui nei giochi faccio il macello totale, sono un distruttore pazzo, come molti di voi sanno. E in qualsiasi gioco che abbia un motore, 4 ruote o 2 ruote, io sono un pazzo che corre come un idiota. Tipo su Gas Gasler, vedete che lì faccio il devasto anche io là. Gioco che gioca Marco. Però in realtà io sono una persona tranquilla, che va con calma, se c'è il limite dei 70 o al 70, non so, fatto un cazzo di andare a 120, tanto non me ne frega un cazzo proprio, perché alla fine quella è la strada più di così non puoi andare, poi non è che sono di fretta, io sono calmo, tranquillo, anche un po' timoroso del fatto che magari c'è gente che fa tipo la cazzona per strada, e la deve suonarti quando magari ti fermi un attimo, ti fermi un po' troppo, qua e là, e ti rompono i coglioni. Volevo raccontarvi una cosa che mi è successa settimane fa per un impegno. Stavo tornando a casa dopo un impegno, ero là tranquillo che fermavo là su una strada per rimettermi nella statale e guardo specchietto sinistro e c'era una macchina che stava passando, quindi bastava che aspettassi che questa macchina qua che era già dentro la statale passasse, poi potevo tranquillamente partire con calma e immettermi anche io. No, un coglione, guardando specchietto sinistro, vedo che c'è un coglione che è partito e si è buttato in mezzo alla strada per partire, insomma, non voleva aspettare che l'auto passasse, tanto dopo dietro non c'era nessuno, quindi mi domando che cazzo di intelligenza ha queste persone. Praticamente sto qua parte e là pianta i freni e li strombazza dietro. Dopo io là tranquillo parto tranquillamente, guardo 2 macchine dietro, vedi sto qua che l'ha appena suonato che gli stavo a culo proprio pettato sulla macchina, ma vedete sto qua proprio dietro al culo della macchina proprio per tipo come se fossi incazzato. Proprio a culo gliel'hai piantato. E visto qua che è partito là la cazzo di cane, e visto qua che va, esce fuori dalla statale, va giù per una stradina, dopo qualche chilometro lo trovo direttamente di fianco là che aspetta di immettersi anche lui. Questa volta però è stato attento stavolta. Però devo dire che mi sa che si è un po' cagato addosso leggermente, perché mi sa che è rischiato quasi di sbarare. Se l'altro non era attento, cioè proprio gli andava proprio in culo diretto, proprio gli spiattellava la macchina. Quindi ha avuto anche culo, come ha avuto culo ad esempio adesso a vedere la strada. Cioè, immaginate voi che razza di gente che c'è in giro. Io sono quello più calmo che va pian pianetto, che con calma fa tutto quanto, 70, faccio 70, 60, 50, roba così, quello che è. Non sono che corre, però ancora, che palle. Cioè, questa gente qua è pazza. Poi dopo cos'era? Aspetta, io ero là sempre 70, tranquillo, beato, che andavo a casa, su un rettilineo. E sta signora qua, allora, mi hanno sorpassato in tre. Il tizio di prima, quello che ha sorpassato, quello che è partito senza neanche guardare. L'altra signora e un altro ancora che non so che cazzo era. Questo qua che prima mi stava aspettando per partire, mi ha superato e è andato avanti. Una signora che aveva una specie di, aveva una dagliazzo, che era una specie di mini tarocca.
una roba del genere, tipo le vecchie mie di Mr. Bean. Boh. E visto che mi sono passo in macchina, io là tranquillo che la guardo, lei mi guarda, ci guardiamo, ma che cazzo? Mamma mia, oh. Mi stavo per ridere, quasi quasi la salutavo, quasi quasi, dicevo ciao ciao signora, come va? Tutto bene? Ma se avessi avuto una macchina un po' più grossa, magari avrei potuto anche dare una paiala, del tipo ad esempio una Nissan GT-R, magari dare una bella accelerata e ciao ciao, e la sala lì in di merda. Però sono una persona calma, quindi non corro tanto io, cioè se la gente sorpassa chi se ne frega, a me non frega niente, ma solo che non venite in culo e non mi rompete i coglioni, se no se qualcuno mi viene in culo giuro che macello. Che la gente va con calma, poi c'è sempre il coglione di turno che invece di aspettare con calma, no. Ecco, io ad esempio con calma, invece di rallentare, sono a 130 a manetta, mi sono beccato 4 multe fino adesso. E tutto questo, vabbè, avevo solo questa cosa qua da raccontarvi, che era una cosa, diciamo, anche simpatica, ecco, quindi ci tenevo magari a parlare, tanto per rendere anche il video un pochettino più interessante. E dopo 4 multe ci vediamo tra un po', visto che spero di non sbarare. Ok, adesso mancano 2 ore e 48 minuti, sono su dei tornanti, quindi sono abbastanza bestemmiosi. Come ho detto prima, sono una persona che non corre in realtà, ma in questo caso nemmeno su Aerotrack, vorrei evitare di sfasciare il carico. Tanto per raccontarvi qualcos'altro, ho letto anch'io la questione di YouTube, che praticamente c'è questa modalità restrizione. In cosa consiste? Da quello che ho visto io e quello che ho provato, in fondo alla pagina YouTube, quando andate sulla pagina principale dove ci sono tutti quanti i video di qualsiasi persona, in basso c'è scritto modalità restrizione, c'è scritto attivo o disattiva. Voi le attivate e praticamente da quello che hanno detto, tutti i video che contengono, non so, ad esempio bestemmie o roba strana, tipo video dove ad esempio la gente dice una cosa poi ne fa un'altra, magari mette titoli fuorvianti, miniature false, roba così, ecco, quella roba là. Tanto qua fraps a puttane, praticamente vengono tolti da questa modalità restrizione se attiva. Praticamente non vengono visualizzati, quindi l'autore non fa soldi, ecco, praticamente. Però non so se questa modalità, cioè ad esempio, vada a influire sia se uno l'attiva o la disattiva, però da quello che dicono, se tu attivi questa modalità qua, tutti i video che contengono parolacce, contengono roba che non c'entra nulla con i video, tipo foto sexy, roba del genere, vengono censurati e buttati via. Quindi la persona non vede il video, non lo guarda, quindi l'autore non monetizza e non fa un cazzo. Però qua mi viene un dubbio, cioè, sinceramente la trovo una gran stronzata, perché è come Facebook. Facebook, se non hai, cos'è, il limite minimo di 14 anni per iscriverti, non puoi accedere. Una persona furba cosa fa? Si mette l'età falsa così poi può entrare a fare quel cazzo che gli pare. Stessa cosa per la modalità restrizione. Posso anche disattivarla, non è che sia attivata a tutti quanti. È disattivabile dall'utente, può essere attivata e disattivata dall'utente semplicemente andando nella pagina principale e andando in basso. Quindi la cosa è alquanto, direi, molto stupida. Mi pare sia per il fatto che le aziende hanno deciso di non puntare più di tanto su YouTube perché ci sono forse troppi contenuti stupidi, troppi contenuti fatti per guadagnare, troppi contenuti, diciamo, inutili, come ad esempio i video fatti tipo la tipa me l'esce, puttanate varie, quindi molti si sono accorti che la gente punta solo su quello, punta solo sul guadagno, non punta su far video seri, dando questo inquinando sempre come un coglione. Cioè la gente punta solo a far soldi, basta. YouTube ormai è diventata una macchina da soldi. Fai YouTube perché ti piace? No, perché per i soldi. Anche qua recentemente ci sono persone qua che vogliono aprire un canale YouTube per far cose, per diventare famose e far soldi. Cioè non gliene sbatto un cazzo alle persone. Oh, cazzo, ancora tornanti, ma che due coglioni. Cioè non gliene sbatto un cazzo come i vecchi YouTuber qua, tipo io. Io i video li faccio perché mi piacciono, li faccio per guadagnare soldi. Soldi ne faccio pochi, ben vengano, ma a me non frega niente di diventare famoso, fare soldi, puttanate varie. Ci sta perché è bello giocare tutto quanto, ma finché YouTube cerca sempre di sistemare le cose per se stessi o creare casino a tutti quanti, la mia soluzione è quella lì di trovarsi qualcos'altro di meglio da fare e puntare a YouTube come hobby. Tipo fare un video ogni tanto, divertirsi con gli amici, quella per il resto ognuno per conto suo, cioè. Lavorate, poi al sabato sera mai uscite, fate quello cazzo che volete, basta che non perdete troppo tempo a fare YouTube e poi va a finire che non prendete un cazzo. Dove cazzo sono qua?
Ah, sono i... Ah, i Francia, ecco cos'è. Infatti F sta per Francia. Io intanto qua c'ho anche delle Vive la France, che praticamente mi aggiunge il giorno della Francia. Cioè, riassumendo le cose, uno, YouTube sta cambiando, sta andando sempre peggio, quindi se volete puntare su YouTube per far soldi, meglio se fate altro, meglio, perché tanta gente punta solo su quello e secondo me è una cosa sbagliatissima, perché se volete puntare su qualcosa per fare soldi, piuttosto lavorate. Per carità, ci sarà crisi anche là, e lo so anche io, lo sanno tutti, però l'unica cosa positiva è che almeno lì non, cioè, non è che prendi un minimo e ti fai il culo per avere, non so, 50 euro al mese o anche meno. Lì partono da, non so, 400 euro al mese, 350, poi vanno sempre su, non è che calano o roba del genere. E seconda cosa, secondo me, cioè, vedere una persona a 40 anni, 50 anni, 60 anni fare video su YouTube per prendere soldi, secondo me è una gran stronzata. Quindi ripeto, magari qualcuno di voi potrebbe anche non essere d'accordo, però secondo la mia opinione, YouTube per me deve restare un hobby o un lavoro secondario, quello non dico che non possa essere un lavoro, dico solo che potrebbe essere fatto come hobby, per divertimento, non solo, non unicamente quello e basta. Perché tanta gente campa grazie a quello, quindi se quello va a puttane, la gente qua non campa, non fa più niente ormai, cioè non so. Adesso mi è stato un po' lungo, ma volevo specificare anche questa cosa qua, perché secondo me sta dando un pochettino troppo fuori dagli schemi questa cosa, perché troppa gente, ripeto, punta su YouTube come fonte di guadagno, non su fonte di divertimento. Vaffanculo, anche la multa è, siamo a 5, yeah! Tanto siamo quasi arrivati, quindi vaffanculo. Cioè, troppa gente, anche i ragazzini, pensano di diventare famosi e far soldi qua e là. Troppa gente pensa di far questo per YouTube. Ma che cazzo? Sì, ho capito che non è tornato al gioco, ma porca puttana, cioè, come fai a farmi questo sbadiglio che sembri un orso grizzly? Sì, lo so, lo so, lo so, non dite nulla, lo so, Fraps laga come le puttane. Mi domando perché OBS deve rompermi i coglioni e non farmi fare video fluidi e stessa cosa vale anche per Fraps, vaffanculo anche Fraps. No, no, stai indietro. Ah, questa è una mega rotonda e io non guardo un cazzo. Dare la precedenza. Fanculo la precedenza. Cioè, praticamente troppa gente usa YouTube come fonte di guadagno, caricando merda, perché la merda genera merda. Genera, oh cazzo, polizia, accese. Cioè, troppa merda, genera altra merda, genera casini, genera gente che si rompe i coglioni perché la gente non fa altro che parlare male di altri e puttanate varie. Adesso magari vi ho annoiato, ma volevo semplicemente parlare di queste cose qua, dato che molta gente ne parla, ma altri magari non ne frega niente perché sono appena, hanno appena iniziato, ma tanti pensano solamente a quello. Far soldi, soldi, soldi e basta, non frega un cazzo di qualità, quantità o del fatto che YouTube è fatto per divertirsi e non per far soldi, se no sto puntando a lavorare, fate prima. Io sto cercando e purtroppo non ho molta fortuna. Anche perché non so che cazzo fare. Aia. Pezzetti, siete vivi? Ui, perché cazzo? Come cazzo? Ma. Ok, questa parte qua la lascio perché sinceramente mi ha stupito. Sì. Io sono andato addosso al camion, ho frenato, mi fa 14% 3% il carico, ma va. Urto contro un altro veicolo e tua Madonna. Madonna beata, santissima, come cazzo si fa? Viaggio disastroso verso Strasburgo in Francia e il carico di pesce andrà a puttane. Vabbè, massimo quello danneggiato me lo daranno a me. Spero. Sai, io speravo di andare bene, fare tutto un viaggio perfetto, invece ho fatto un macello e basta. Tanto Fraps mi rompe i coglioni, mi fa bestemmiare perché mi viene sul nervoso vedere 30 fps mi andrà a 60, io metto esterno 45, 39, 36, sì, lasciamo perdere. Merda, merda, ho sbagliato strada. Ok, non fatelo a casa. Camion danneggiato, tanto sonno, carico danneggiato, quindi perfetto, c'è proprio un viaggio merdoso. Versione A1 non autorizzata, illegale. E basta, vedrò di finire sto cazzo di viaggio e andare a dormire perché ho i coglioni pieni. Già Fraps rompe i coglioni e poi anche il camion che mi crea altri danni, sto stronzo. Cioè non riesco a capire il senso di questa cosa che è appena successa. Se io ho frenato e sono venuto addosso, come cazzo hai fatto te a farmi fare 13% di danni se ho frenato, sono andato a fatto leggermente una botta leggera, proprio appena appena.
Sì, ho capito che sei un grizzly, ma almeno sbadigli in modo decente. Ok, allora, tutto ok, destra e poi il truculo è tutto a sinistra. Va bene, proviamo. Massimo 4 boie, vaffanculo. Ok, perché girava un po' più in là, vabbè. E domanda, no, 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 troppo. Ma vaffanculo, basta che mi girassi e andavo direttamente dentro là e via. Ma vai in strafiga anche te. Guarda, basta andassi così, mi giravo un attimo, andavo dritto per di qua. Ho tutto in retromarcia, ero a posto, ma vaffanculo. Sì, mare un po' più avanti. Dai, adesso andiamo in retromarcia. Sì, ho capito, ma cazzo, mi pare un orso. Madonna, ho sfiorato. Anzi, vai a averli colpiti, credo. Dai, che andiamo tutto quanto a sinistra. Ok, no, ancora, sono ancora storto. Dai che ce l'ho quasi fatta, dai. Dai cazzo. Un altro po' e là. Adesso vediamo quanto è soddisfacente, ok. 3% di danni, 3, 2, 3.000. Sì, dai, può starci, dai, un altro viaggio e passo a livello 21. Sì, dai, più o meno è andato benissimo. Bene. Benissimo, insomma è un po' troppo esagerato. Va bene, allora, vabbè, vado a dormire, sistemo il camion e poi ci vediamo al prossimo episodio dove magari spero di trasportare qualcos'altro. Magari chiedo, adesso vado a chiedere se magari mi danno almeno quello che ho rotto di pesce, ecco, una cassettina rotta di pesce, ecco, se magari me la possono dare. Tanto a me va bene lo stesso, basta che almeno sia pesce. Bene, adesso io vado a riparare il camion, metto prima a riposare e poi, boh, andrò a... Boh, chiederò a qualcuno se mi può dare una griglia per grigliare il pesce almeno. O se avrò una padella o qualcosa, un fornelletto per cucinarlo. Boh, vedremo. Vabbè, prossimo video e spero di fare meno danni perché stavolta è stata veramente una merda totale di video e vaffanculo anche YouTube con le sue stronzate. Vabbè, chi se ne frega. Alla prossima, spiattellata, ciao ciao!